Per restare per un secondo al Senato, siamo quasi in chiusura. Lei conferma che il Movimento 5 Stelle sulla riforma del Senato appoggerà la proposta di Chiti, quindi diciamo dei PDini che sono scontenti di questa proposta di Renzi? Noi abbiamo sempre detto che se ci sono provvedimenti interessanti e che sono condivisibili, li votiamo. Questo riduce il numero di parlamentari e rende leggibile il Senato, cioè permette ai cittadini di eleggerlo. Per noi va bene e quindi lo voteremo. Quindi rischiate grosso al Senato? No, ma il giochino è chiaro, no? Erano contro la mozione Giachetti, tanto è vero che il nostro collega Fraccaro 3 ore prima ha detto non voteremo mai la Giachetti sulla legge elettorale. Ha visto che il PD ha scelto in maniera inversa di non votarla e ci si sono infilati. Oggi non voglio pensare che il Movimento 5 Stelle sia contro il superamento del Senato elettivo, del bicameralismo, ma serve infilarsi nelle contraddizioni. Fatto salvo poi fare un po' fatica a giustificare perché si sostiene quella posizione. Serve a creare un elemento Io non ho tempo adesso per approfondire, ma siete comunque invitati entrambi anche per fare questa verifica poi della dichiarazione dei redditi. Una domanda con risposta telegrafica per entrambi. Onorevole Di Maio, è vero che Grillo pensa lei come prossimo candidato premier alle prossime elezioni politiche? Non me l'ha mai detto e io non ne sono assolutamente convinto, quindi smentisco qualsiasi dichiarazione. Non sarebbe disponibile? Io no, in questo momento non esiste neanche il candidato presidente del Consiglio nella legge elettorale, quindi stiamo parlando di una figura che non esiste. E onorevole Richetti, è vero che Renzi invece pensa a lei come nuovo capogruppo del PD alla Camera? Andavano invertite le domande, le doveva chiedere a me di Di Maio. No, un capogruppo c'è, è un capogruppo capace, e si fa riferimento ad un'iniziativa politica che ho assunto di raccogliere firme a sostegno del DEF di molti parlamentari, ma quell'iniziativa aveva la finalità di rilanciare l'azione politica del PD e non di cambiare il capogruppo. Quindi insomma lei non è che la prossima volta viene qui e la devo presentare come capogruppo? No, la prossima volta veniamo solo muniti di 7:30, la cosa che cambierà è questa. grazie onorevole Di Maio, grazie onorevole Richetti, grazie spettatrici e spettatori, linea a Gianluigi Paragone, alla gabbia, e noi come sempre ci vediamo domani 8:30, arrivederci.